Siamo con Roberto Vingiani, che è il direttore di ITS Cucovillo. In un paese che ha fame di lavoro, questo momento formativo è una grandissima opportunità. Voi offrite una grandissima chance ai giovani. Sì, sicuramente questo è il nostro obiettivo. Gli ITS nascono da una forte collaborazione tra formazione, quindi tra noi e le aziende che collaborano con noi, perché i nostri corsi sono realizzati in funzione di quelle che sono le loro necessità. Questo ci consente di avere un tasso di occupazione altissimo. Per quanto riguarda il nostro ITS, siamo oltre il 90% di occupazione entro 12 mesi. Questo ovviamente è frutto proprio di questa interazione con le aziende. Ecco, quanto è importante anche la comunicazione, far sapere ai giovani che esistono delle opportunità di questo tipo, comunicare loro che esiste una strada che, se non garantisce, come diceva lei, il 100%, ci si avvicina a garantire un lavoro. No, è fondamentale. Purtroppo la comunicazione è stato il grosso handicap degli ITS, perché gli ITS purtroppo sono ancora molto poco conosciuti, perché si è fatto poco a livello comunicativo. Noi ci impegniamo tantissimo sul nostro territorio a fare tante tipologie di tante attività, però purtroppo a livello nazionale questo non è stato fatto e quindi non c'è grande conoscenza. Noi ci crediamo, la partecipazione a eventi come questi per noi sono importanti, sia per far comprendere alle aziende che ci sono gli ITS, ma anche per quanto ci riguarda far conoscere ai ragazzi il mondo a cui loro stanno andando incontro e quindi tutte le opportunità che si creano per loro. E farli dialogare, soprattutto far dialogare l'offerta, no, con le imprese. Certo, infatti è così, noi sia da parte nostra, perché ovviamente noi continuiamo a cercare partner che vogliano partecipare con noi nei nostri percorsi, ma allo stesso tempo anche i ragazzi. Noi ragazzi abbiamo detto, quelli del primo anno che sono appena iscritti, che non sono all'interno della piazza a collaborare come gli altri, gli abbiamo detto: visitate la fiera, ma dovete essere curiosi, dovete chiedere, dovete informarvi, dovete sapere tutto quello che vi interessa. Non vi preoccupate di fare una domanda piuttosto che un'altra, chiedete e informate. La parola chiave per noi è stata quella.